Tre racconti uniti dal filo rosso, o meglio blu, della musica. La graphic novel del piacentino Marco Ceruti, Shades of Blue, presentata alla libreria Fahrenheit 451, evoca atmosfere noir, il cinema europeo degli anni 60 e i colori intensi di un'estate brasiliana e di una metropoli sotto la pioggia. Sono tre storie che sono state fatte in periodi magari diversi e che sono state raccolte in questo volume, che hanno come titolo è legato al fatto che hanno come denominatore comune il fatto che c'entra in qualche modo la musica, quindi la notte blu, e che lega un po' i personaggi, che però sono tre storie completamente diverse. Lei è un illustratore pubblicitario, quanto ha influito nello stile del libro? Beh, ho dovuto un po' adattarmi, l'illustrazione di pubblicità è molto legata a uno stile pubblicitario, alla necessità di veicolare certe cose. Il fumetto è un racconto, è molto cinematografico, quindi ho dovuto un pochino adattare lo stile e per me è stato molto divertente, anche perché non lo facevo da 30 anni e quindi adesso sto andando avanti, poi ci saranno altri progetti sempre sul fumetto e quindi per me è stato molto bello riprendere queste cose e ci sto lavorando, sto tuttora elaborando uno stile più personale. Lei è di origini piacentine, vive da moltissimi anni a Milano. Cosa le ha dato Piacenza nella sua carriera, nella sua vita? Beh, a Piacenza sono cresciuto, sono rimasto fino a 19 anni, mi sembra, per cui è la mia città di nascita. Se dovessi dire una cosa, in molti lavori che ho fatto di illustrazione, i colori dei paesaggi con la nebbia o d'estate, i rossi dei mattoni colpiti dal sole, molti mi dicono che molti lavori che ho fatto somigliano a Edward Hopper.